dovuto al sicuro. Incontriamo Mario, che ha 85 anni e una protesi alla gamba sinistra da riparare. Il 30 agosto ho consegnato la pratica qui all'UFO. Sono ritornato molte volte a chiedere e alla fine qualcuno ha storto il muso e mi ha detto: inutile che viene qui, non ci sono i fondi. E ci sono 61 milioni di debito qua e quindi non credo che verrà finanziato per l'immediato. Lei ha una protesi che a un certo punto si è rotta? Sì, si è rotta e che quindi non mi permette più di camminare, mi rovina il mancone. E il punto da riparare qual è? È qui perché si è allargato, adesso l'osso del perone si infiamma e... E quindi ti fa male poi quando cammini? Mi devo mettere a letto. A più di un mese dalla sua richiesta all'ospedale di zona, ancora nessuna risposta. Lo accompagniamo a chiedere spiegazioni. Però a un certo momento non potete ignorare le emergenze. Caspita, questo va in giro da agosto che l'ho presentato qui. Voi non mi dite nulla, ma non conto di te, perché io lo so che succede. Ma solo io ferma e bloccata, non lo sa, non lo dico, spiegate, sono mortificata. Tu seguite nuove normative, nuove che hanno fatto sì che la scheda, ad esempio con Covid, è stata fatta un'ordinanza e dopo è diventata legge, in base alla quale i rinnovi si sono fatti in automatico, la spesa è iniziata a lievitare. Questo lo si è fatto per andare incontro agli utenti, però non voglio dare le colpe a nessuno, forse abbiamo gestito male la cosa, siamo stati troppo elastici, non lo so, non so che dirti. Fatto sta che il collo della bottiglia pian piano è arrivato, si è stretto e la regione ci ha chiesto: e amici cari, com'è che spendete così tanto?